prima dell'accensione della macchina, verificare sempre che tutte le protezioni siano montate nel modo corretto, a partire dalla griglia sulla tramoggia, che la stessa sia correttamente fissata con le viti strette nel modo corretto, lo scivolo con la sua griglia di protezione e, passando sul retro della macchina, verificare la piena funzionalità meccanica del fungo di stop e anche la cuffia di protezione della ventola del motore. Una volta montate tutti i ripari della macchina, possiamo andare a verificare quello che è il senso di rotazione. Lo possiamo fare in due modalità differenti. Una, aiutandoci con l'adesivo apposto sulla tramoggia di carico della macchina, che ci fa vedere che la trafila deve muoversi in modo orario. Altrimenti possiamo basarci anche su quella che è la rotazione della ventola del motore, e in questo caso, come si vede dall'adesivo, dovrà girare in senso anti-orario. Nel caso non fosse corretto il senso di rotazione della macchina, ci si può aiutare con un cacciavite piatto, esercitando una leggera pressione qua sulla spina, invertendo i due poli e quindi dandoci il giusto e il corretto senso di rotazione. È un'operazione da fare a macchina in movimento, pulita, quindi all'interno non ci devono essere altri materiali, e soprattutto con le protezioni montate, questo è obbligatorio. In questo caso, per esigenze di ripresa, andiamo a togliere le protezioni e la macchina ovviamente non sarà in movimento. Procedere in questa maniera: avvitare manualmente in modo simultaneo le due viti di regolazione pressione rulli. Vedrete a questo punto i due rulli che iniziano a muoversi, dopodiché, con l'ausilio di una chiave da 22, andare ad effettuare 3/4 di giro per rullo in questa maniera e non di più, e questo vi permetterà un'ottima regolazione dei rulli sulla trafila. Un eccessivo serraggio delle due viti di regolazione ai rulli non andrà a risolvere quelli che sono i problemi della pelletizzazione. Quindi una cattiva estrusione non si risolve solo avvitando di più. Avvitando di più andremo a stressare il cuscinetto principale a reggispinta, appunto sull'albero principale, portando ad eventuali rotture meccaniche e sicuramente non a un miglioramento della pelletizzazione. Vi presentiamo la Polish Dye, una mescola a base vegetale che ha l'utilizzo di lucidare le trafile per una partenza veloce e ottimale, aiutando i nostri clienti a non perdere tempo con lunghi passaggi, con ore di lavorazioni inutili. Con questo prodotto, lo vedete nelle tre confezioni dimensionate nel modo opportuno in base alle nostre macchine, 1,5 kg per la serie 100, 3 kg per le macchine PLT 400 e PLT 800, arrivando poi ai 5 kg per la PLT 1000, sono un validissimo aiuto per la lucidatura, e quindi ogni volta che andrete a inserire una nuova trafila nella vostra macchina, oppure c'è stato un qualche impedimento sulla trafila che avete già montato, un passaggio con questo prodotto vi permetterà di riportarla alla condizione originale e ripartire così di tutta fretta con la vostra produzione.